Amici di Inter Fan TV, cuori forti, fortissimi nerazzurri. Bentornati da Michele Borrelli a una rubrica che alla fine dell'anno c'è sempre, il pagellone, che è poi un po' ironia della sorte. Oggi sono dolorante perché ho tolto il dente del giudizio e diamo i giudizi. Torna la lavagna per questo anche video non lungo e iniziamo dai portieri, poi difensori, centrocampisti Attaccanti, ho già visto che vi siete scatenati nei commenti perché l'avevo preannunciata le pagelle e quindi qualcuno ha detto la sua. Ovviamente commentate serenamente e civilmente, ognuno ha il suo metro di giudizio. Io cerco sempre di differenziare molto, quindi anche magari andare a non concentrare in mezzo punto un punto di distacco, ma un po' di più i voti, poi mi direte la vostra partiamo anzi no ve lo ridico alla fine l'ho già detto ieri il voto alla stagione dell'inter anzi me lo scrivo se no poi alla fine dimentico di mettere anche all'inter il voto alla stagione dell'inter partiamo però dai singoli dai singoli ovviamente portieri portieri qua già so che qualcuno si arrabbierà qualche insufficienza c'è eh, qualche insufficienza c'è non metto insufficienze proprio Cerco di contenermi quando ci sono delle insufficienze, ma qualcuna c'è. E per esempio, nei portieri c'è un solo 6. Partiamo male, il 6 è al terzo portiere, dice: diciamo come non ha giocato per quello che è stato il suo apporto al gruppo, allo spogliatoio? Do 6 a Cordaz. Sei a mentre i primi due portieri. Mi dispiace, ma per quello che ci siamo detti durante l'anno, devo essere coerente perché poi alla fine, un po' come a scuola, no? Eh, il voto finale è un po' anche la media di tutto quello che si è fatto durante l'anno. E quindi il povero Radu che ha sbagliato, purtroppo quasi mai chiamato in causa, solo con l'Empoli in Coppa Italia, quella partita col Bologna, ma quella partita diciamo è stata molto molto negativa e quindi gli devo dare purtroppo 4. Andiamo ad Andanovic, lui ha diviso ancora molti, però io credo che anche quest'anno è vero 15 clean sheet, inter 32 gol subiti, tutto quello che vogliamo, però ha confermato, insomma, che la fase generale della carriera è calante, quindi non dimentico il 2-1 nel derby che poi è stato decisivo, ma anche alcuni altri errori. Eh, ci sono state anche belle partite, per esempio quella di Bergamo in particolar modo, anche altre, ma ci sono stati, ecco, anche degli alti e dei bassi e quindi il voto per me non può essere sufficiente. Eh, Andanovic 5. Cinque andiamo ai difensori difensori che eh, mia, eh, tra l'altro arriva un'ana e Andanovic dovrebbe prolungare per un anno e quindi eh, un po' come per Geco eh, può essere un valore aggiunto come Andanovic nel momento in cui non è, però, tutte le partite, tutte le partite, per forza titolare inamovibile. Difesa. Allora, poi ovviamente da domani parleremo di mercato, anzi, facciamo un piccolo cambio di programma. <ride> Problema dente, allora facciamo interagire giovedì così recuperiamo le chiamate e venerdì sera invece rimando di un giorno la puntata con gli ospiti. Venerdì sera eh, difesa, allora qua iniziamo ad alzare dei voti, ci sono due campionissimi anche per il rendimento che hanno mostrato e li differenzio un po', per me uno è proprio, arriverà, vedrete alla fine. Nelle posizioni di vertice se non al vertice, ed è Screamyard come io lo chiamo durante Forza Ragazzi, l'unico Milan che amiamo, e gli do 9. Si è confermato anche a livello di leadership, eh, difesa a 3, non difesa a 3, andare in avanti, stare dietro, mettersi al centro quando Devray non c'è stato quindi 9 per lui, 8 per Bastoni, anche lui grandissima stagione. I terzi che vanno ad attaccare, è vero che spesso Inzaghi ha eh, anche cambiato mettendo di marco, però bastoni, una sicurezza, una coppia. Poi loro sentono noi siamo l'Inter perché noi siamo l'Inter prima di andare allo stadio, molto amici, quindi un'intesa che c'è anche fuori dal campo: Skriniar e bastoni. I gemelli della difesa nerazzurra, quindi voti altissimi per loro, un po' di più per Screener, che è stata ancora di più leader quest'anno anche a parole. Nella comunicazione mi è piaciuto molto anche nei momenti difficili, quindi 9 a Skriniar, 8 a Bastoni. Chiudiamo i titolari con De Vrij, ecco, mi dispiace De Vrij, grandissimo professionista, bravissimo ragazzo, grande giocatore, ha vinto un paio d'anni fa il premio di miglior difensore della Serie A, ma quest'anno non è proprio stata la sua annata, quindi devo essere coerente con quello che ho detto durante l'anno come per Andanovic non voglio andare adesso a ricordarle tutte però sempre quel secondo gol nel derby dove fa girare Giroud oppure il fallo con il Napoli l'autogol all'andata nel derby con la Lazio insomma ci sono stati dei momenti col Sassuolo in casa insomma ci sono stati troppi errori per essere devrai non è stato poi ci sono stati magari anche i problemi extracampo l'agenzia il cambio di procuratore eccetera però in campo non è stato il miglior De Vrij quindi conta anche un po' diciamo eh, il valore del giocatore per il voto non mi posso accontentare di questo per dare la sufficienza a De Vrij. e quindi do a malincuore 5 per questa stagione la sorpresa io pensavo, l'estate scorsa, di avere qualche alternativa eh, migliore a centrocampo e avevo paura invece delle alternative in difesa. Invece si è invertito un po' il discorso. Cioè, in difesa l'Inter ha mostrato anche delle buone alternative, anche se, per esempio, D'Ambrosio e Ranocchia, chiamati quest'anno raramente, soprattutto Ranocchia, però hanno risposto sempre bene, o quasi. Uh, di Marco è stato chiamato più volte e... E quindi secondo me veramente voglio mettere voti alti a al loro tre. A Ranocchia gli do anche un 7 più. gli aggiungo il più perché dopo tanti anni di Inter con questo saluto finale non è facile farsi trovare pronti, ti chiamano a marcare Osimen. il veloce, qualcuno mi scrisse pazzia mettere Ranocchia, fece la grande partita. E ricordate, l'Inter non vince gli scontri diretti, invece batte il Napoli, Ranocchia, grande partita. E poi tre giorni dopo, di nuovo, con lo Chattar, partita decisiva, grande partita. E cosa ha vinto l'Inter quest'anno? La Coppa Italia. E se l'ha vinta è anche perché Ranocchia al novantesimo con l'Empoli segna in sforbiciata, grandissimo gol indimenticabile. Quindi 7 più a Ranocchia, do 7 ad Ambrosio. Peccato quella traversa di Genova, quest'anno ha fatto qualche golletto in meno, però quando è stato chiamato in causa, ricordo su tutte la marcatura di Manè, eh, anzi col Torino avrei voluto rivedere D'Ambrosio Scrini più di Ranocchia, ecco forse quella è stata la partita negativa di Ranocchia. D'Ambrosio è prezioso per il gruppo basta anche capire, vedere le parole quando Dumfries all'inizio andava male lui l'ha incoraggiato eh, Dumfries è rimasto piacevolmente sorpreso insomma sono uomini spogliatoi hanno fatto benissimo così come Di Marco secondo me è andato oltre le aspettative iniziali soprattutto come terzo di difesa ecco a Napoli ha giocato terzo di difesa e ha fatto bene però Di Marco devo anche purtroppo ricordare il rigore sbagliato con l'Atalanta e la marcatura su Arnautovic anche se non doveva stare lui là De Vrij dice vai tu e quindi do 7 più a Ranocchia, il più per quel gol fantastico alla Coppa Italia. 7 ad Ambrosio, di base 7 a tutti e tre, ma 7 meno a Di Marco, un po' per questi episodi che non sono andati alla grande. 7, 7 più, 7 meno. E poi. Senza voto a Colaro, c'era anche lui quest'anno, ma non l'abbiamo visto quasi nemmeno in banchina. Quindi Colaro senza voto. Andiamo al centrocampo, corriamo al centrocampo perché qua ci sono i top: 12 assist, 11 assist, gol. C'è la novlu, palla inattiva, 88 occasioni create. Brozovic, miglior centrocampista del campionato. La qualità del gioco dell'Inter è passata attraverso la qualità del centrocampo e quindi qua. Pam, 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 è vero, le alternative hanno deluso, ma i titolari sono, anzi, forse devo dire che Barella ha avuto un calo quest'anno, anzi, un paio di periodi di calo che non è da lui, e poi ancora quel nervosismo, l'espulsione con Real Madrid, e ogni tanto quell'ammonizione. Sembrava fosse finito questo discorso del, 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 del sapersi controllare, e quindi un po' per il calo, poi però. Ha fatto anche il gol importante in finale di Coppa Italia. Ecco, può segnare di più. Barella ecco, abbiamo visto anche l'anno scorso un'annata migliore, però il voto parte da tanto, tanto. Sette e mezzo Barella. Cialanoglu per me è stata veramente. A me piaceva Cialanoglu anche quando non era all'Inter come giocatore. però si diceva è discontinuo e non ha personalità quest'anno è stato continuo e ha tirato fuori una leadership, anzi, il rammarico è perché non ha tirato il secondo rigore col Milan dopo aver segnato il primo, che Lautaro dice, uno lo, teri, lo tiri tu, uno lo tiro io, Cialanoglu 8, Cialanoglu, 8. 88 occasioni create, si è confermato l'anno scorso anche top nei 5 campionati europei, quasi 100, più quest'anno abbiamo detto 12 assist, gol, tanti gol, 7 gol in campionato, Brozovic, miglior centrocampista del campionato, saliamo ancora di mezzo punto, 8,5 al motore dell'Inter, che purtroppo quando è mancato si è fatto notare troppo l'assenza. Allora, Barella, 7,5, Brozo, 8,5, Ciala, 8. E poi le dolenti note, le dolenti note sono le alternative a centrocampo. Una delle tre lagune dell'Inter che abbiamo individuato quest'anno qua su InterfanTV, diciamo, il portiere, le alternative a centrocampo è una punta un po' più cinica, poi Lautaro nelle ultime partite è esploso completamente, 13 gol in 13 partite, ma diciamo che anche lui ha vissuto un periodo un po' così così, poi ha battuto i suoi record. Ma arriveremo all'attacco tra pochissimo. Vidal, Gagliardini, Vesino, Sensi. Qua passiamo dai senza voto alle insufficienze con nonchalance, con Salvo Gagliardini, impiegato meno quest'anno e non ha fatto male quando è stato impiegato. Quindi io il 6 a Gagliardini lo do, anzi l'avrei preferito per esempio a Vidal che è stato impiegato di più. 6 a Gagliardini, devo dare 5 a Vidal che è vero, ha fatto meno danni degli anni degli anni scorsi fisicamente un pochino meglio lì andava su una gamba sola l'ha detto lui stesso l'anno scorso poi si è operato quest'anno un pochino ma non è a più non è a più anche lui è sul finale della carriera poi ha fatto quella partita generosa con il liverpool ma generosità leadership infatti non gli metto quattro l'anno scorso gli misi, non ricordo se quattro addirittura meno ma quest'anno cinque e lo salutiamo senza rimpianti, anzi, è costato anche tanto, Vesino potevo mettere senza voto, però dico la verità: quando è stato chiamato in causa, ha fatto male. Pochissime volte, meno di Gagliardini. Però ha fatto male. E su tutte ricordiamo la, la partita di Torino, ma non solo. Quindi anche Vesino 5 Sensi ha segnato il 3-2 in Coppa Italia. Ma il Girone di ritorno è andato in prestito alla Samp, gli do senza voto a Sensi, anche se ricordiamo l'infortunio con la Samp nelle prime giornate, ma senza voto, troppo poco. 5 Vidal, 5 Vesino, senza voto Sensi. Andiamo agli attaccanti, gli attaccanti. E qua è una delle lacune, anche se l'Inter è stato il migliore attacco, questo è il paradosso, 84 gol hanno segnato un po' tutti. Lautaro però si è migliorato. E Lautaro per me fa vedere che ancora può continuare a crescere. 10 vittorie nelle ultime 11 partite per l'Inter, c'è molto di Lautaro. E poi che gol! Il gol ad Anfield, stratosferico. Il gol con l'Atalanta, bellissimo. La doppietta nel derby di Coppa Italia, stupenda. Peccato quel rigore sbagliato, però tutto sommato io continuo a dire: questo ha rispettato le aspettative a livello di realizzazione, di attacco, quindi di, di premi europei che si possono pensare, fantasticare per il futuro, è il top player dell'Inter, il giocatore che ti può fare andare a chiedere cifre eh, spropositate, andare eh, come era la clausola 111 in futuro, perché no, titolare dell'Argentina. Quindi Lautaro è un bellotto pieno, Con, può fare anche di più. Può fare anche di più. 25 gol Lautaro, 21 in campionato, 8, Gieco fino a febbraio era quasi 8, 7 e mezzo. Poi ha iniziato a essere impiegato troppo in quelle quattro partite maledette quando si è iniziato a perdere il derby. Poi la vittoria con la Roma. Non sono tutte maledette. Perché si è vinto il quarto di finale, poi il Napoli e poi il Liverpool. E lì la benzina è iniziato a. Il serbatoio ha iniziato a. Essere vuoto eh, sempre di più, sempre di più, probabilmente non è nemmeno colpa sua, ma evidentemente era indispensabile per caratteristiche, non aveva un alter ego e quindi non posso dargli solo 6, considerando tutto quello che ha fatto fino a febbraio. 7 però anche per i gol mangiati a Torino, in alcuni casi l'anno scorso ha chiuso a 7 gol, quest'anno 13 in campionato, 17 in stagione, quindi comunque secondo me è ampiamente sufficiente la stagione, però... Abbiamo detto a volte gol mangiati anche Lautaro, però poi una fine ne ha fatti tanti. Geco. Il finale è stato veramente tanto incalando, e quindi non arriva a 7. Per me 6,5 e Geco. Che poi per i movimenti è da far vedere antologia del calcio ai giovani per come la punta può fare anche il gioco per la squadra. Tre è stato un trequartista, quest'anno, Geco. Sanchez corre a Caicedo, allora Sanchez il leone, sapete che io stravedo per Sanchez, l'anno scorso non so se gli avevo dato addirittura anche 7, di più è stato decisivo per lo Scudetto, quest'anno sì, è stato decisivo per la Supercoppa, ma un po' perché Inzaghi lo ha impiegato poco, a un certo punto stava anche meglio degli altri, ma aveva pochi minuti, un po' per questa frenesia che voleva dimostrare quando è stato chiamato in causa, la palla sì, l'ha spinto Giroud, però questo difetto che nella nostra metà campo iniziava sempre con il dribbling, e poi come l'ha decisa l'anno scorso, per esempio qualche assist eh, importante, quest'anno si è assegnato in tutte le competizioni, ma in campionato qualcosina in più nei finali di Sanchez, ecco, è mancata. Quindi secondo me, anche considerando l'alto ingaggio, adesso non voglio dare i voti sull'ingaggio, se no sarebbe un discorso troppo complicato, però diciamo io a Sanchez gli do la sufficienza, quest'anno gli aggiungo il più per quel gol che ci ha fatto godere al 121 quindi sei più. Sei più, Andava sfruttato anche forse un po' di più. E poi c'è la delusione, purtroppo con tre infortuni e l'insufficienza più grave per le grandi aspettative: 30 milioni. Giovane e alto a tecnica, a qualità, a corsa, ribalta il campo. Correa ci ha dato tre triplette: una inizio campionato, una all'ultima giornata, una con l'Udinese, un paio di ripartenze decisiva col Napoli, bella partita con la Roma. Troppo poco, quasi niente, e soprattutto mancanza di cattiveria. Però il potenziale c'è, quindi difficilmente, quasi sicuramente rimarrà all'Inter. Speriamo che possa riprendersi tutto quello che non ha fatto in questa stagione. Mi perdonerà, ma io non gli posso dare 5, come le altre insufficienze che ho dato finora. Devo scendere ancora di più, e quindi 4,5 Correa. Kaisedo, è un po' come Sensi, Colaro, non ha giocato mai, pochi minuti, quindi senza voto Caicedo. Inzaghi, ecco, Inzaghi non era facile, non era facile, ricordate dove si è partiti, eh, sì, Achim il sacrificio, però poi anche Lukaku, e lì ha dovuto cambiare il sistema di gioco, ha dovuto fare questo, io lo chiamo il 3-3-3-1, alzare il baricentro, eh, subendo pochi gol, alla fine 32 gol subiti, solo uno in più di Milan e Napoli, ma tanti nelle ultime, anche con situazioni di vantaggio. Eh, non ha mai rinunciato al calcio propositivo, ad attaccare, si è visto in Champions con Real Madrid, dove l'Inter è stata sfortunata, Courtois bravo, ma anche con il Liverpool, il paradosso, le due espulsioni sono arrivate giusto con Real Madrid e con Liverpool, forse non è nemmeno un caso, però l'Inter ha vinto ad Anfield, l'Inter ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa italiana, per quanto riguarda il gioco espresso, gli expected goals, le occasioni create, quindi quello che ti deve dare l'allenatore... Ha fatto meno punti di quelli che avrebbe meritato per le prestazioni, al contrario del Milan che invece ha ottimizzato ed è andato oltre. Quindi, per me, l'Inter non ha perso lo scudetto come dice qualcuno, perché Inzaghi, oppure se c'era Conte, no, Inzaghi ha fatto una cosa diversa, era costretto a cambiare e l'ha fatta bene. Si è visto un grande calcio, è vero il calo, ma il calo è coinciso. Il Mila la Coppa non ce l'aveva, l'Inter, sì, con Liverpool non ti potevi tirare indietro e lì la coperta è stata un po' corta. Poi sono successe tutte insieme. Brozovic si è fatto male l'unica volta lì, poi anche la sfiga di Andanovic e Bastoni a Bologna quando avevi fatto la grande serie finale, ma soprattutto l'Inter ad aprile ha dimostrato che quello era un mese in cui ha avuto il calo. Non è che era un caso i primi sei mesi. La parentesi è stato quel mese, quel mese dove si doveva fare qualche punto in più, però la proposta di gioco, le prestazioni, eh, migliore attacco, occasioni create, insomma, tutto quello che un allenatore deve trasmettere, anche a livello, mi è piaciuto, di serenità, perché non è detto che tu devi fare per forza il duro nel momento, dipende, ognuno ha il suo metodo, lui con la serenità l'ha ripresa, una situazione che sembrava quasi compromessa, invece no, l'Inter era tornata in corsa anche per lo scudetto d'aprile, poi ripeto, su più fronti. È eh, facile qua, facile. Diciamo che se ti concentri su un solo obiettivo magari puoi ottimizzare, invece no, non ha rinunciato a niente, coraggioso da questo punto di vista. Io in Inzaghi do 7,5. Prima stagione all'Inter con due trofei, ricordiamo dove siamo partiti e ricordiamo che è andato a superare in 52 partiti i 2,15 di media, più di... Murigno più di Conte, più di Mancini, più di tutti quelli che avevano fatto una media punti 2-12, 2-11, considerando le partite in Coppa, quindi altissima, altissima. Poi è vero, non è perfetta, non ho messo 8, non ho messo 9, metto 7,5. Gli ultimi due voti all'Inter l'ho già dato, lo sapete, in questi giorni, e avevo detto, partendo da 6, la Coppa Italia 6,5, la Supercoppa 7, la qualificazione dopo 10 anni agli ottavi di Champions, possiamo andare anche... Al sette e mezzo la proposta di gioco, il fatto che l'Inter comunque ha, 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 ha fatto partite dove ha meritato, poche volte ha vinto senza meritare, alcune volte non ha vinto invece meritando, quindi comunque una stagione buona, si va verso dal sette e mezzo in su, però poi lo scudetto perso contro una squadra meno forte, molte le occasioni perse, c'è chi... Ha rammarico per il Bologna, chi per il derby, chi per il derby d'andata, chi per i rigoristi, chi per le prime otto giornate, come ha detto Inzaghi, insomma possiamo pescarne 50.000 di rimpianti e quindi meno uno per lo scudetto non vinto. Eravamo quasi arrivati a otto, caliamo a 7, meno. Per me non renderebbe giustizia 6, 6,5 a una stagione del genere però alla fine lo scudetto perso mh, non posso ma mettere più di 7 e il meno vicino al 7 fa capire insomma che rimane il rimpianto per quello che poteva essere c'è chi però prende il massimo dei voti commoventi anche all'ultima giornata più di un milione e cento le presenze in trasferto ovunque il primo pubblico d'Italia per il settimo anno consecutivo grandissimi tifosi dell'Inter 10, 10 inimitabili inimitabili siamo noi, l'Inter siamo noi forza ragazzi ripeto se non siete d'accordo è normale perché anche i voti sono anche un gioco e ognuno poi ha le sue motivazioni ditemi la vostra questi sono i miei, Portieri 5 Andanovic, 4 Radu 6 Kordaz, Difensori 9 Skriniar, ah attenzione ho saltato, stavo finendo le pagelle meno male che l'avevo scritto, ho saltato gli esterni e qua meno male mi sono ricordato con Skriniar 9 Meno male, meno male, in tempo. sono in tempo, sono in tempo. Allora, gli esterni, gli esterni. Perché mi è venuto in mente, citando Screenier, perché mi è venuto in mente l'altro 9 che avevo previsto. L'altro nove è ovviamente Ivan Perisic, il miglior Perisic di sempre. Perisic che è diventato non solo a tutta fascia, come io dicevo, ma lui è da tutta fascia, è un decatleta, è più forte a eh, diciamo andare su tutto l'arco della partita che non a fare il dribbling solo nella fase d'attacco il gol, no, può essere sfruttato per fare tutta la fascia, quindi 9 per lui perché ha anche incoraggiato i compagni ripreso io quando la squadra stava andando male, si sono aggrappati a lui quindi come Skriniar ha messo anche la questione leadership e quindi 9 per Perisic poi eh, dalla sua parte Gossens è sufficiente, ha fatto il primo gol nel derby l'abbiamo visto troppo poco, ma non mi sento di dargli cose diverse dal 6 Mentre dall'altra parte ci sono due giocatori che veramente hanno fatto. hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Uno aveva iniziato male, ve l'ho detto prima, D'Ambrosio ve lo deve consolare. Il rigore su Alexandro con la Juve all'ultimo minuto. E poi. Come dobbiamo fare senza Hakimi? Adesso senza dire che non ha la tecnica di Akimi, però ha fatto 5 gol, 7 assist e di testa la prende lui e di velocità va lui, in potenza va lui. Dice "Ma Teo Hernandez è un grandissimo quando c'è stato il duello, come Teo Hernandez l'ha perso con Akimi, l'ha perso con Dumfries in grande difficoltà e quindi Dumfries si è preso l'Inter sempre di più, tanto a diventare quando si parla di mercato, le cessioni, quali possono essere i pezzi pregiati che possono fare cazzo Dumfries Dumfries che è un giocatore che ha ancora margini di crescita perché lui ha questa mentalità, sempre meglio, devo migliorare, devo migliorare, non Aruba, la nazionale olandese, non le redivisie, voglio andare in una grande squadra, l'Inter, l'Inter e ora nell'Inter si sta affermando, per me quindi è 8 Dumfries, 8 Dumfries con Darmian 7,5 perché Darmian eh, si è confermato, l'anno scorso dicevamo la grande sorpresa, quest'anno ogni volta che lo chiami in causa ecco forse pure lui, solo a Bologna un po' negli ultimi minuti sul 2-1 la squadra era veramente demoralizzata ma a parte quella situazione grande Darmian anche quest'anno, e poi lo stacco addirittura alla Cristiano Ronaldo per andare a segnare nel finale di campionato di testa sul cross dall'altra fascia di Perisic lo schema provato anche sempre prima delle partite quindi 8 Dumfries 7 e mezzo Darmian, allora vediamo se sono tutti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Perché abbiamo messo anche Sensi e Colaro. Va bene, allora adesso li posso ricapitolare: 5 Andanovic, 4 Radu e 6 Kordaz, Difensori, 9 Skriniar, 5 Debrai, 8 Bastoni, 7 D'Ambrosio, 7 più Ranocchia, 7 meno Di Marco, senza voto Colaro, Gli esterni, sotto, 7 e mezzo Darmian. 9 Perisic, 6 Gossens. I centrocampisti: 7,5 Barella, 8 e mezzo Brozovic, 8 Cialanoglu, 5 Vidal, 6 Gagliardini, 5 Vesino, senza voto Sensi. Gli attaccanti: 8 Lautaro, 6,5 Geco, 6 più Sanchez, 4,5 Correa, senza voto Caicedo, 7 e 7,5 Inzaghi, 7 meno la stagione dell'Inter, 10 ai tifosi, della Beneamata che non a caso si chiama anche bene amata scrivetemi la vostra senza insulti ci vediamo per interagire giovedì per Obiettivo Inter Intermercato, prima puntata, non più Obiettivo Inter ma Intermercato venerdì sera con i nostri ospiti sempre Forza Inter, iscrivetevi al canale fatelo conoscere ai vostri amici interisti ciao lì, pangellone questo resta, eh, questo resta adesso, mercato mercato, ciao